Amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare la cinghia di distribuzione su questa A4 2000 turbo diesel. La vettura non ha ancora i 210.000 km come dice la casa madre di fare la cinghia, ma andate a vedere bene questo cuscinetto, inizia già a trasudare grasso e poi se vedete qua dentro è tutto pieno di polvere di ruggine, che è tutta polvere che comunque arriva dal davanti della vettura. Ovviamente sì che c'è un carter, ma non è un carter con una guarnizione ermetica, quindi la polvere entra, vedete, e fa tutta questa ruggine. Il cuscinetto tenditore comunque è già sbordato di grasso e qua vedete che il galoppino è già blu, quindi vuol dire che la cinghia è già in pericolo ed è da fare. Per quello che io dico, insisto, che quando portate la vettura a fare i tagliandi bisogna sempre spostare il carter di distribuzione e andare a vedere com'è lo stato della cinghia e almeno dei cuscinetti superiori, perché da qui si capisce già che qualcosa non funziona, quindi quello che c'è sopra c'è sotto sicuramente, e quindi si eviteranno che si strappa la cinghia e che si faranno gravi danni al motore. Nel contesto di un Audi A4 che bisogna smontare il frontale per fare la cinghia, si va anche a pulire il radiatore davanti del raffreddamento. Come potete vedere è tutto pieno, guarda qua. Qua non passa più un filo d'aria, vedete? Quindi questi radiatori adesso d'inverno contano e contano poco, ma d'estate fra radiatore aria condizionata, radiatore dell'acqua, se sono pieni ovviamente il condizionatore funziona male e la vettura lavorerà con delle temperature troppo elevate che poi possono succedere anche dei danni a guarnizioni testa o quant'altro. Quindi quei radiatori lì vanno sempre tenuti puliti. Ovviamente tutta quell'aria che passa a venire davanti, qua c'è il carter, sì che è chiuso, però un po' di polvere entra, quindi queste cose vanno controllate. Per info e preventivi ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti e alla prossima.